Benvenuti all'ottava puntata. Stiamo facendo una missione di riparazione di satelliti che ci garantirà, vi faccio vedere, un bel bonus che in pratica ci dovrebbe dare dei seminari per equipaggio a 2 stelle in gestione che ci può servire per il nostro manager della stazione. Nel frattempo, la buona notizia è che la produzione d'acqua è attiva, perché è stato costruito l'ultimo modulo che avevamo detto, e quindi finalmente il ghiaccio sta arrivando dalla nostra manorina. Fra l'altro vedete qua comunque non basta solo la nostra nave mineraria, ma vedete che comunque la stazione tende a comprare ghiaccio e quindi questo ovviamente penalizza l'autosostenibilità della stazione stessa. Vedete che l'acqua è praticamente piena, è al massimo. E dovrebbe adesso ripartire la produzione di girasoli. Allora, io direi, per evitare questi continui acquisti, allora io innanzitutto acquisto solo quando il prezzo del ghiaccio non è, ho tolto praticamente il prezzo automatico perché costava troppo. Dirò di comprare alla stazione solo se il prezzo del ghiaccio non supera i 29 crediti. Quindi limiteremo un po' gli acquisti per facilitare, per ridurre i costi, sperando che si trovi il ghiaccio a 29 crediti. E poi quando, ecco, vedete, se n'è stato aggiunto un altro, quindi sono addirittura 3. Quando poi praticamente riusciremo a comprare un'altra nave mineraria, praticamente lo porteremo noi e quindi eviteremo queste spese. Vedete che le spese comunque incidono ancora. Questi sono tutti gli acquisti fatti di ghiaccio che incidono sui guadagni della stazione. La nostra manorina, intanto, eccola qua, ordini falliti, estrazione automatica, secondo me perché è già arrivata la quantità di ghiaccio alla stazione, infatti è piena e quindi non riesce a scaricare. Quindi vediamo se riusciamo, se io faccio così. Secondo me non riesce a portarlo comunque perché è praticamente piena il carico di ghiaccio della stazione, quindi non riesce a scaricare. Ma io direi, togliamo la quantità di acquisto automatica, vediamo cosa succede. Facciamo un po' di esperimenti. Allora, continuiamo la nostra missione satellitare. Allora, qui ci avviciniamo, 108 metri. Adesso usciamo con la tuta e ripariamo. Falcon Sentinel. Già preimpostato sul laser riparazioni. Lo azioniamo subito. Ops. Siamo troppo lontani. Advanced satellite. Vedete che piano piano si ripara, ci fermiamo se non gli andiamo addosso. Perfetto, adesso torniamo alla nave. Falcon Sentinel, docking Adesso di granted. attracco, adesso ci dobbiamo girare. Guardate che bella la nostra nave, la nostra Falcon, il nostro caccia. Allora, adesso andiamo sotto e entriamo nella nave.
ancora al controllo e dovremmo esserci quasi. Hello. Ci mancano ancora due set di riparazioni di satelliti. Andiamo con l'autopilota, perché sono già segnalati. Qui siamo, andiamo in un altro settore. Superhighway Grand Exchange 3. Ecco qua, siamo nel grande scambio, dobbiamo andare a riparare i satelliti da questa parte. Intanto salviamo. Autopilot engaged. Advanced satellite. Autopilot disengaged. Falcon Sentinel. Con l'esplorazione ho trovato una nave Perseus. Perseus, Vanguard. Cercherò di recuperarla riparandola, cercando di aprire il portellone, forzando l'apertura del portellone. Docking granted. Ecco la nostra Perseus che sta atterrando nella stazione. È il nuovo caccia che abbiamo recuperato. Vedete che sta però atterrando dall'altra parte. Adesso lo raggiungiamo. Prendiamo questi. Allora, prendiamo l'ascensore. Questa volta facciamo tutto a mano. Così vediamo anche le stazioni come sono fatte. Controlliamo anche i personaggi. Questo è un buon marine, ma non ci interessa, andiamo avanti. E prendiamo l'ascensore dall'altro lato. Qui c'è un altro che fa jogging, qui ce ne sono altri due. Abordaggio, pilotaggio 1, morale 1. Ci serve un gestore di stazione. Questo niente, Ministero della Finanza. Che è un'altra corporazione, lì ce n'è uno in fondo, andiamo a conoscerlo, vediamo se ha statistiche migliori. Niente, lasciamo stare. Saliamo,
Questa è una nave da trasporto che è appena atterrata, oppure ecco, sta partendo, sta salpando. Qui c'è un bellissimo acquario. Ed ecco la nostra Perseus. È una nave da caccia degli Argon. Gli Argon sono una razza aliena, diciamo, di sembianze terrestri in un altro settore. E questo è un caccia discreto, diciamo che ce ne sono di migliori, adesso l'ho messo a rinfoltire la nostra flotta, la nostra mini flotta in protezione nostra. Ah, questo ha una stella in tutto. Questo Hello. invece, questo è un buon ingegnere e anche una stella in gestione, però guardate quanto costa. Vediamo quanti soldi ne abbiamo, no, purtroppo è troppo caro. Niente da fare. Allora, se io salgo su questa nave. If you bring any creatures on board, please Perseus, Vanguard. Prendo il controllo, questo è il capitano che avevamo soldato l'altra volta, gli abbiamo dato anche una stella in seminario. Salpiamo. Questa dovrebbe essere una nave molto, molto più veloce dell'altra, della nostra Falcon, che è qua davanti, vedete? Falcon, Sentinel. Facciamo un giretto, così vediamo anche. Ecco, qua c'è fra l'altro è già sparito. C'era un criminale che potevamo. Eccolo lì. Perfetto, Mass transporter, F. così guardiamo anche un po' di reputazione. È una nave molto maneggevole, mi sembra, rispetto all'altra, la nostra Falcon. Vedete, si sposta molto più velocemente. Però sono sempre caccia piccolini, però molto maneggevoli, direi. Quindi è un buon acquisto per la nostra mini flotta. Ok, io adesso lo faccio atterrare e lascio il controllo al personaggio. Vedete che le navi poi cambiano una con l'altra. Questo è un Paranid, è un pilota Perseus, Paranoid, Vanguard. e gli dico di atterrare. Così saliamo sull'altra nave. Allora, facciamo così, questa è la Discovery, questa è la Perseus, allora dico atterra qua. Eccola dall'esterno. Vedi, ci hanno dato un piccolo pagamento. Ah, è la fazione del Ministero della Finanza, quindi aumentiamo la reputazione con loro. Siamo in un settore del Ministero della Finanza. Intanto ho fatto uno screenshot che possiamo usare come copertina del video su YouTube, magari ne facciamo anche un altro. Ok. Allora scendiamo. Questa è una discesa laterale per questa nave. Adesso per salire nell'altra posso fare direttamente così. Falcon. Così sono arrivato dall'altra parte, molto più velocemente. Facciamo Shift D e saliamo. E qui ci dà la possibilità di scegliere. Perfetto, siamo saliti sulla nostra Falcon. Falcon, Sentinel. Allora, vediamo la situazione della nostra fabbrica di girasoli, che è qua, che come è messa. Adesso io ho dato delle restrizioni alla stazione in modo tale che il ghiaccio lo portiamo solo noi.
Celle di energia, ecco qui ho ingrandito il container per le celle di energia, in modo tale che abbiamo, avendo due container, possiamo immagazzinare anche l'energia solare e al limite venderla. E queste sono le transazioni, vedete che stiamo migliorando decisamente. Vediamo se la manorina si sta andando a recuperare il ghiaccio dove abbiamo trovato questa zona di ghiaccio. Vedete, ce n'è molto. Oddio, mica tanto, una stellina non è tanto, però praticamente è solo ghiaccio. La facciamo andare in un posto dove si trova di sicuro. Arsenate Ladi, qui abbiamo scoperto altri settori, fra l'altro ci sono delle zone anche di una razza CAC che è nemica, fra l'altro installazioni difensive abbastanza distanti, ci sono fra l'altro molti pirati in questa zona, quindi sono zone abbastanza pericolose per commerciare. Credo che si possono anche creare delle restrizioni per evitare che i trader vadano in determinati settori. Lo scopriremo insieme. Qui abbiamo trovato un'altra zona, fra l'altro, attenzione, piattaforma difensiva Xenon, e qui gli Xenon cominciano a entrare negli altri settori, quindi piano piano diventeranno sempre più aggressivi. Il fatto che abbiamo messo i satelliti diciamo così, permette di vedere un pochino la situazione lontano da noi. Vedete, questa è una nave mineraria nemica. Anche loro ovviamente hanno bisogno di risorse come noi. Qui c'è una stazione sconosciuta. Vediamo le altre navi come sono messe. Allora, informazioni, missioni disponibili, proprietà possedute, ecco. Elite. Qui sta facendo la scansione del settore, vedete con questo satellite che piano piano scannerizza tutto, e là anche la Kessler dovrebbe fare la stessa cosa. È andato al centro profitti Alpha e quindi probabilmente scannerizzerà qua. Ecco, qua ci sono delle zone interessanti come un cantiere e un altro spazioporto. 415.000 crediti, io direi di fare altre missioni offline e ci vediamo dopo. Siamo finalmente pronti a costruire First, place a new dock module. modulo di You can put it attracco. wherever you desire. Qui c'è una sorta di tutorial. Facciamo un modulo I could base. award you imaginary star points for attaching it. Once you are satisfied with the placement, confirm your changes. Now, allocate sufficient credits to the construction site. I recommend accepting the estimated construction budget. Lastly, you need to hire a builder. Notice how your map interface is automatically filtering for the correct ship type. If you expand the scope of your map, you may be able to spot one of these contractors just wandering about. If you have no luck, consider deploying more satellites to improve your visual range and inch even closer to omniscience. Vedete che il gioco già mi ha predisposto un filtro per il costruttore, quindi mi facilita la ricerca. Oh, qui non c'è nulla, però. Facciamo un taglio e poi quando lo trovo ci troviamo. Eccolo. Provided that you have allocated sufficient funds to the construction site, other traders will now begin to deliver the required materials. You can observe the containers being stockpiled at the build storage, a small temporary structure on the outskirts of the station build plot.
Perfetto, dovremmo esserci, quindi adesso lasciamo fare, costruire l'attacco del così richiederà un po' di tempo e vabbè, lo sappiamo già. Io non ho capito se c'è il manager, però vedete che non c'è il manager ancora. Quindi dice, vabbè, usa il tempo per migliorare la tua reputazione, lo stiamo già facendo in parte offline. Tra l'altro ho terminato molte missioni e vedete che ho raggiunto già una considerevole cifra, poi stiamo anche guadagnando bene dalla nostra azienda di girasoli. Qui c'è un container di ghiaccio, ad esempio, si potrebbe recuperare però. Ecco il costruttore che sta arrivando. Unisciti a una guerra, direi di no. Allora, io qui farei delle zone di... Proviamo a mettere delle sonde minerarie così facciamo qualcosa. Andiamo qua. Autopilot engaged. Lasciamo una sonda mineraria un po' distante dalla stazione. Space. Lasciamola qua. Vediamo cosa abbiamo trovato. Qui c'è, ecco, un sacco di ghiaccio e come altri materiali non c'è granché. Di ghiaccio ce n'è tanto perché ci sono le tre stelline e vedete come quantità rispetto alle altre. Quella che ne ha molto meno è l'invidio, che è un materiale abbastanza pregiato. Allora, vediamo qui qua la sonda. Vedete che occupa una porzione considerevole della mappa. Allora, togliamo commercio, lasciamo estrazione, vedete? Allora, visto che abbiamo guadagnato una sorta, una fetta considerevole di crediti, li reinvestiamo acquistando delle navi da minaggio che ci permetteranno di incrementare ulteriormente i nostri guadagni. Allora io direi di fare estrattore di gas. Vediamo prima però il gas dove ci conviene farlo, perché c'erano queste zone rosse, no, perché sono zone non di gas ma metalliche. C'è qualcosa, c'è un po' di metano, idrogeno, non ce n'è tantissimo. Ecco qua sotto, mi sembra anche una zona tranquilla, elio e idrogeno. Tra l'altro è vicino anche alla nostra stazione, sì, direi di mandare la nave lì sotto. I will destroy you. Esperienza.
Entering Grand Exchange 1. Autopilot disengaged. Autopilot engaged. Autopilot disengaged. Greetings. Allora, per la costruzione del nostro modulo stiamo praticamente mandando la nostra nave a comprare delle celle di energia presso una stazione che le produce e la Vulture, che è il nostro trasporto che era assoldato per l'industria di girasoli, in questo caso sta aiutando portando parti per scafi 185 alla nuova stazione. Quindi quando poi finirà questo compito, o lo lasceremo qui oppure lo manderemo alla stazione di girasoli per aiutarla a crescere. Allora, vediamo la situazione della stazione di girasoli, che dovrebbe essere Florida finalmente. Vi faccio vedere, perché adesso l'universo comincia a essere bello grosso, quindi faccio fatica anch'io a orientarmi. Eccola qua sotto. Intanto vedete che abbiamo comprato una manorina a gas che sta minando l'idrogeno, e questa è la nostra manorina invece che porta il ghiaccio alla stazione di girasoli. Allora, vediamo i soldini, vedete che stanno crescendo. Quando abbiamo risolto i problemi di stoccaggio delle celle di energia e praticamente dell'acqua, siamo produttivi e non perdiamo praticamente più soldi. Vedete, questi sono i guadagni. 120 minuti fa, praticamente da 700.000 crediti siamo arrivati quasi a 1.600.000, quindi
Questa cosa beneficia i nostri soldini. Adesso qui io nel frattempo ho acquistato anche un caccia che vi farò vedere nella prossima puntata e abbiamo in parte reinvestito i soldini, vedete, abbiamo comprato questa nave che mina gas, che mina idrogeno, vedete che già ha quasi riempito il carico e poi li venderà probabilmente in questa zona. Allora, vediamo qui a che punto siamo. Raccolta di gas arrestata. Ok, perché probabilmente non sa dove venderlo, quindi facciamo una cosa. Gli diamo l'istruzione di autoestrazione locale, commercio automatico locale, direi autoestrazione locale, merce, idrogeno. Ok, così dovrebbe cercare una stazione dove depositarlo, sperando che ci sia, lo cerchiamo. Idrogeno. Vediamo se c'è qualcuno che qui lo compra. Ai ai ai, qua non lo compra nessuno. Qui non lo compra nessuno, quindi punto di partenza, gemello di Ewa. Quindi purtroppo qua non c'è nessuno che lo compra, lo comprerebbe il gemello di Ewa 2. E quindi facciamo così. Probabilmente dovrò creare degli ordini ripetuti per farla minare qua e andare qua a vendere. Adesso lasciamo così e vediamo che cosa succede. Nessun acquirente trovato. No, non è gemello di Ewa 2, infatti. Santuario della Trinità. Perfetto, così riusciamo a vendere l'idrogeno lì. Intanto qui fa la nostra nave, compra le celle e poi le porterà alla stazione. La stazione, il quartier generale. Io qui se riesco la modifico, la chiamo quartier generale. Di girasoli. E così siamo a posto. Qui è già ripartito e dovrebbe arrivare alla stazione, al quartier generale. Vedete che fa questo tragitto. Io qui ho una missione per piazzare un satellite in un settore totalmente nuovo che farò dopo, magari offline adesso. Vi faccio vedere una cosa, io acquistavo sempre della Darsena Teladi, ma con questa organizzazione Minna, che era il ministro praticamente della finanza, vedete, con cui ho più 5, ma se io vado qua, nella Darsena Teladi, dato che ho un Corin King che è il nostro praticamente capo fazione,
ho una reputazione molto più alta, io qui posso finalmente comprare le famose navi che prima non potevo comprare, che erano i caccia, perché ho raggiunto la licenza della compagnia per navi militari. Infatti ho comprato questo caccia che vi farò vedere la prossima puntata. Adesso qui sta atterrando e consegnerà le praticamente, vedete che le celle di energia sono già state consegnate, parti per Scafi, le porterà la nostra Vulture e vediamo dov'è. Dovrebbe arrivare, eccola qua. Aspettiamo che arrivi e terminiamo la puntata, così la vediamo che atterra. Qui è stato consegnato il materiale praticamente al costruttore, quindi non siamo atterrati nella stazione, ma l'abbiamo consegnato qua. Vediamo se la manorina si... Sì. Vediamo se, ecco, venderà qui l'idrogeno. E abbiamo 16.240 crediti attesi da vendite, che probabilmente sono quelle della nostra manorina gas, che adesso rinomino e mettiamo la rinomino. Chiamiamo idrogeno 1. Invece quella che mina ghiaccio la chiamiamo ghiaccio 1. Eccola qua. Perfetto. Vediamo se è arrivata la nostra nave e terminiamo così la puntata. Eccola qua. Dovremmo riuscire a vederlo, che sta portando il materiale, una nave grossa, quindi dovremmo riuscire a vederla. Eccola qua sopra. Sì, vedete? Vulture, Vanguard. Sta scaricando. Bene, direi di terminare la puntata così. Alla prossima.